a Palermo dei comunisti italiani e le ragioni di questa mobilitazione, di questa manifestazione oggi a Roma? Le ragioni sono evidenti, intanto la mancanza di lavoro per i giovani, la mancanza di prospettive per chi studia e per le famiglie che si sacrificano per farli studiare, la mole incredibile di precariato, quindi di arbitrio che viene esercitato sui lavoratori e sulle lavoratrici, sia in termini di salario che in termini di diritti, perché nel precariato ci sono bassissimi salari, non ci sono diritti, tant'è che la manifestazione di oggi ha avuto bisogno di una copertura, diciamo, tradizionale, una copertura sindacale, e il sindacalismo di base ha dato atto di aver proclamato lo sciopero per permettere alle migliaia, alle centinaia di migliaia di non contrattualizzati di questo paese di poter scendere in piazza, di poter di non andare al lavoro senza per questo subire addirittura il licenziamento immediato del padrone, questo oramai i licenziamenti sono del tutto liberi. Quindi è una manifestazione importante quella di oggi, è la prima volta che si prova un esperimento di questo tipo, se va bene è grosso. E invece un accenno sul Jobs Act e come questa legge potrebbe andare a scalfire ulteriormente quella che è la posizione dei lavoratori e i diritti conquistati nel Novecento. È una legge che assume tutte le ragioni delle imprese. Io voglio ricordare che non c'è solo l'articolo 18 che viene abolito, viene riconosciuto alle imprese la possibilità di licenziare illegittimamente. Cioè non ci sono ragioni, è illegittimo, io licenzio lo stesso, e quella è una. Poi viene ripristinato uno strumento che è esistito nelle fabbriche fino agli anni 70, che è quello del controllo visivo a distanza, per cui se una lavoratrice o un lavoratore non riesce a tenere il ritmo che viene stabilito, io anche lì ti posso licenziare. E viene inserito il demansionamento, cioè tu appartieni a un certo livello di mansioni, per quelle mansioni prendi tot, io ti mando giù per un certo periodo di tempo, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 7 giorni, quello che decido io in presa, ti faccio svolgere una mansione inferiore e quindi ti pago di meno e quindi ti do meno ferie e quindi ti do tutto quello in meno che spetta la mansione inferiore. Ora, vista questa libertà totale che viene data alle imprese, insomma la cosa peggiore addirittura, questa mole incredibile di precariato, voglio anche far notare che la questione del contratto a tutele crescenti è un imbroglio di cui il PD dovrebbe vergognarsi, e dovrebbe vergognarsi anche quella minoranza del PD, non tutta, che ha appena contrattato, pare ieri sera, una specie di mediazione che sostanzialmente pare che salvi solo i licenziamenti per motivi disciplinari, il resto resta tutto, quindi non è una mediazione, è un cedimento vero e proprio. Per quanto riguarda invece il ruolo dei sindacati, abbiamo visto come gli iscritti nei sindacati sono scesi, quindi è stato un po' delegittimato il ruolo del sindacato. Come oggi e come invece forse dovrebbe agire il sindacato per stare ancora più vicino ai lavoratori? Quella di oggi è una prima sperimentazione, qui dietro c'è la fiomma, anche se non è in piazza con loro. Io faccio notare che il segretario della fiomma, Landini, con la segreteria presente, con tutti quelli che erano a Roma presenti, ha avuto un incontro con questo movimento, questi movimenti anzi, perché sono diversi, all'università, alla Sapienza. Però vorrei dire una cosa, la CGIL è il più grande sindacato d'Italia e d'Europa, allo Stato non ha ancora perso iscritti, ha circa 6 milioni di iscritti, non esiste un altro sindacato così grande Europa e in Italia. C'è stato da parte di Renzi un tentativo, e c'è ancora, di cancellare la CGIL, dicendo che non ha la rappresentanza dei giovani, che difende il vecchio che non c'è più, reinserendo poi lui contemporaneamente non il vecchio ma l'antico attraverso il Jobs Act. La CGIL è ancora un sindacato molto forte, se manifestazioni come quelle di oggi riescono, vuol dire dare forza ai sindacati, certo, ma dare forza soprattutto ai lavoratori, che è la cosa che ci interessa. Grazie. Grazie a te.